schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Traditi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Hey, ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale, io sono Maxi insieme a Dark Glitch ragazzi e vi portiamo una esclusiva ragazzi, un glitch massivo esclusivo. Quindi questo ce l'abbiamo solamente io e Dark Glitch, anche perché l'abbiamo scoperto noi tramite alcuni glitch. Ma passiamo al glitch. Prima cosa, sessione sola di inviti. Due amici, tra cui uno che sarà in macchina con voi e uno che sarà in una missione di Rockstar e ci servirà per alcuni secondi. Quindi fate bene attenzione a questo passaggio ragazzi. Questo passaggio ve lo mando a rallenti. Come vedete Dark si sta preparando un partecipa a sessione. Quindi a questo punto ragazzi che cosa dovete fare? Vi avviate verso la base operativa. E quando staremo entrando nella base operativa, l'amico che è con noi farà un partecipa a sessione e si fermerà sul primo messaggio. Quando vedremo che si starà chiudendo, ragazzi, la base operativa, gli diremo vai ora e accetterà il primo messaggio e si fermerà sul secondo, ragazzi, come state vedendo. Quindi a questo punto rimarrà su questa schermata nera. Noi entreremo in base operativa. Dopodiché dovremo risalire in auto, ma dovremo aspettare un 5, 6, 7, pure 10 secondi ragazzi. Quando staremo risalendo in auto e si vedrà la portiera che si aprirà, insomma, quando staremo salendo in auto e il nostro personaggio poggerà il culo, ok, sul sedile, gli diremo al nostro amico vai e in quel momento dovremo accelerare. Il nostro amico premerà X, avrà un lag e si ritroverà dentro la base operativa invisibile. Se non si trova, non si ritroverà nella base operativa perché avete visto che c'era un piccolo lag che si è trovato per strada e poi l'ha sbattuto nella base, basterà ripetere lo stesso passaggio che avete appena visto a rallenti e il gioco è fatto. Dopodiché ragazzi dovete diventare presidenti del Motorcycle Club per rimandare il vostro veicolo nella base operativa. Mi raccomando, non entrate mai con una macchina nella base operativa, ok, dopo aver fatto questo passaggio, perché altrimenti sbaggerete il vostro amico e dovrete ripetere tutto quanto da capo. Come vedete nell'inquadratura in alto a destra, Dark Glitch si muove nella mia base operativa, ma è invisibile. Adesso noi andremo a renderlo visibile ragazzi, ok? Quindi si passerà per renderlo visibile. Allora ragazzi, il passaggio di rendere visibile Dark o comunque il vostro amico che vi sta aiutando non è necessario, noi lo facciamo semplicemente per farvi vedere che c'è un'altra persona in base operativa, ovviamente, anche se si vede dall'inquadratura, però sapete, è meglio far vedere le cose. Quindi facciamo vedere che c'è Dark. Scusate ragazzi se questo passaggio, queste inquadrature non sono proprio sincronizzate alla perfezione, però ho cercato di fare del mio meglio ragazzi. Come vedete a questo punto Dark è visibile, a questo punto Dark sarà visibile, perché lo abbiamo voluto rendere visibile, perché altrimenti il glitch lo potrebbe fare tranquillamente senza essere visibile. Allora ragazzi vi dico una cosa, il terzo amico oramai non ci serve più, ci serviva solamente nel primo passaggio che abbiamo visto. A questo punto che cosa dobbiamo fare noi ragazzi? Mentre il nostro amico, in questo caso Dark, che sta tirando la maniglia della porta, della portiera dell'auto, mentre lui sta tirando la maniglia della portiera, noi andremo a intercambiare la retro custom o l'auto che vogliamo duplicare con altre auto che sono all'interno della base operativa, preferibilmente ragazzi LG RH8. Come ho già detto, le LG sono le migliori. Come vedete la duplicazione è avvenuta, il nostro amico ragazzi dovrà continuare a tirare fino a quando noi non saremo usciti dalla base operativa, dopodiché potrà anche smettere di tirare ragazzi.
se smetterà prima l'auto tornerà normale. Quindi a questo punto usciamo dalla base operativa, fate bene attenzione a non fare tutti fuori ragazzi, perché altrimenti sbatterete fuori il vostro amico dalla base operativa e dovete ripetere il glitch. Se invece lo lasciate invisibile il vostro amico, che non vi interessa vedere dove sta, il menu tutti fuori non ve lo darà, perché non verrà conteggiato in mappa, non esisterà per il gioco. Quindi a questo punto ragazzi, una volta fuori dalla base operativa, dovremmo andare a chiamare l'auto che abbiamo appena duplicato. Quindi passiamo all'auto. Quindi ragazzi, ci dobbiamo ricordare qual è l'auto che abbiamo appena intercambiato. In questo caso ragazzi non sarà una retro custom, ma sarà una LG RH8, che adesso andrete a vedere. A questo punto aspettiamo che arrivi l'auto e chiamiamo il nostro centro operativo mobile ragazzi. In questo caso servirà solamente base operativa e centro operativo mobile, e non dovrete chiamarlo tutte le volte, basterà chiamarlo una volta sola ragazzi, dopodiché sarete pronti e potete fare tutte le duplicazioni a nastro ragazzi, a nastro, come volete. Quindi ora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere questa LG RH8, che in realtà diventerà una retro custom, e metterla nel nostro COM ragazzi. Nel COM dovremo custodire una LG RH8 normale. Quindi fate bene attenzione a tutto ciò che vi dico. Ascoltate prima tutto quanto il video, ascoltate quello che vi serve più o meno, però insomma i requisiti sono quelli. E una volta che avete il tutto siete pronti. Come vedete il mio centro operativo mobile è pieno e c'è una LG RH8 dentro. Voi direte, cazzo, stai entrando con una LG RH8 e stai riuscendo. Ragazzi, non vi preoccupate, questa LG RH8 diventerà una retro custom. Quindi a questo punto ragazzi, che cosa dovete fare? Rimontate in macchina, uscite con la vostra LG RH8 dal centro operativo mobile, scendete dal veicolo, lo rimandate in base operativa e vi portate il centro operativo mobile dietro. Mi raccomando, solamente quando la duplicazione è riuscita dovete entrare con l'auto, prima non dovete mai entrare con l'auto. Finché non avete la LG o l'auto che state duplicando, che è duplicata, non dovete entrare nell'auto, e la base operativa ragazzi deve essere esclusivamente, anzi sempre piena, perché altrimenti il vostro amico si sbagherà e vi salterà il glitch ragazzi. Questo glitch di Dark l'abbiamo provato svariate volte, è un glitch che funziona alla perfezione, era un pochino che volevamo portarlo, è un glitch massivo, anche se servono due amici all'inizio, ma il primo amico serve per una cazzata, solo per permettere al vostro secondo amico, quello che vi sta aiutando, che tirerà le portiere, di potersi unire. Una volta fatta quella cosa lì, il vostro amico potrà anche andare a fare quello che cazzo vuole, insomma, non dovrà stare lì con voi in sessione, il terzo amico ragazzi. Quindi a questo punto il glitch si riduce solamente a due persone, quelle che avete visto, ovviamente io e Dark Glitch. Io quindi qui ragazzi mi stavo impiccando con sto cazzo di com, perché c'avevo il com con il muso lungo, e come si dice, è incazzato quello con il muso lungo. No, scherzo ragazzi. Quindi a questo punto io andrò a riportare il mio com, non a riportare, a portare il mio com nei pressi della mia base operativa. Ragazzi, fate bene attenzione a non metterlo troppo vicino alla base operativa, perché altrimenti non vi comparirà il pallino azzurro. Quindi io consiglio, anzi io e Dark consigliamo, penso che lo sappia tutto il mondo, di metterlo leggermente più lontano dalla base operativa, in maniera tale che si veda il pallino azzurro ragazzi. Io qui lo vado a posizionare alla stradina di sinistra, quella che vedete qui a sinistra, e lo metto vicino all'attività, lo metto in maniera dritta che mi compaia il pallino azzurro e siamo a posto così ragazzi. Quindi a questo punto l'unica cosa che dobbiamo fare è rientrare in base operativa ragazzi, e qui troveremo già il clone, l'auto che si è già clonata, però non è ancora definitivo ragazzi, e adesso vi faccio vedere il perché.
non è ancora definitivo. Io adesso qui ho rimandato prima l'auto in base operativa, però voi potete anche arrivare fino vicino alla base operativa con l'auto, mollarla, rimandarla indietro con il Motorcycle Club. Mi raccomando ragazzi, rimandate sempre l'auto con il Motorcycle Club e entrate in base operativa a piedi. Ok ragazzi, spero di essere chiaro. Dark mi ha lasciato sto compito, sto duro compito di cercare di spiegarvi al migliore dei modi questo glitch. Spero di esserne all'altezza ragazzi. Quindi adesso andremo a vedere perché ancora non è salvata l'auto. Ok, allora noi ce l'abbiamo l'auto in base operativa, vedete che Dark ne ha due vicino. Ok, però quella che dovrebbe essere una LG Retro Custom in realtà non lo è ancora una LG RH8. Quindi ci manca da fare l'ultimo salvataggio ragazzi. Quando sembra un glitch difficilissimo, vedete quella lì me la segna come Retro Custom, ma in realtà, cioè la vedete come Retro Custom ma in realtà una LG RH8. Quindi a questo punto noi, per validare la nostra duplicazione, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere questa auto, uscirla fuori nuovamente, entrare nel COM e a quel punto sì che avremo fatto la duplicazione. Ragazzi, fidatevi, una volta che ci avete preso la mano, questo glitch è una bomba. Vi potete fare le auto a nastro così, proprio come ho già detto prima, una dietro l'altra, senza nessun genere di problema ragazzi. Anche perché, come io ho già detto, il COM non sparisce, il COM rimane lì, avete tutta quanta la disponibilità che volete e che vi serve, cioè non dovete star lì ogni 3 minuti o cosa, no, qui fate un'auto ogni 2 minuti, no, non dico i tempi perché sennò poi qualcuno si incazza, però comunque è abbastanza rapido. Il glitch, come ho già detto, in sé non è difficile ragazzi, dovete semplicemente capire bene come va fatto. Quindi a questo punto ragazzi, ora quando abbiamo convalidato nell'ultimo passaggio, possiamo rientrare nella base operativa e qui possiamo rientrare tranquillamente nella nostra base operativa con l'auto, che non accadrà nulla. L'importante è che ci appaia sempre la scritta base operativa piena e ci dica di sostituire. Questo accade se voi nel vostro COM avete una LG RH8. Se voi non avete un cazzo quando cominciate a fare il glitch, la vostra LG RH, cioè la base operativa, vi si bugga, ve lo dico prima. Quindi ricordatevi la LG RH8 dentro il COM. A questo punto ragazzi, io rimando la RH8 dentro il COM sostituendo l'auto, come avete appena visto, e mi sono fatto la mia duplicazione. Qui adesso andremo a farne un'altra con Dark, ma niente di che, insomma. Vedete ragazzi, abbiamo LG Retro Custom, quindi voglio dire, è abbastanza semplice come glitch, non vedo tutta sta difficoltà. Ve lo vado a far rivedere e a rispiegare un'altra volta passo per passo quello che dovete fare, cioè il passaggio della duplicazione, perché il primo passo ve l'ho mandato a rallenti, spero lo capiate. Il passaggio della duplicazione è questo ragazzi: mentre il nostro amico tira, noi scambiamo l'auto, dopodiché quando arriviamo fuori chiamiamo la nostra LG RH8, come andremo a vedere adesso. Guardate ragazzi, voi sapete che abbiamo scambiato e che lì ci sono tre auto, ma in realtà ce ne sono solo due. Scusate, ma io qui ho sbagliato, sono andato in un'altra, da un'altra parte invece di andare nella base operativa, ma ero un attimo perso perché comunque nel farlo ci vuole un pochino. Noi lo stavamo praticando, lo stavamo facendo e stavamo cercando di migliorarlo il più possibile, e sinceramente ragazzi, meglio di così non ci viene. Quindi chiamate la vostra LG RH8, che in realtà, avendo fatto la duplicazione, è una Retro Custom. Ragazzi, potete duplicare auto Arena War, potete duplicare qualunque tipo di auto.
non mi fate domande, posso duplicare la deluxe o posso duplicarlo presso? Sì, potete duplicare, ma non ci fate un cazzo, perché non valgono 2 milioni. Ancora che state con la testa che se un oppressor costa 2 milioni, quando la duplicate vale 2 milioni. Non è così, ragazzi, non è così. Quindi a questo punto prendete l'auto, entrate nel centro operativo mobile, come state vedendo, ragazzi, riuscite dal centro operativo mobile con l'auto, la rimandate in deposito con il Motorcycle Club. Cioè non è niente di difficile, ragazzi, e una volta fatto questo siete pronti per rifare tutto quanto il glitch che avete visto prima. Quindi arrivati qui ci avviciniamo alla base operativa, io mi avvicino ma non entro alla base operativa perché altrimenti perderei il glitch e si sbaccherebbe anche Dark, giustamente. Vado in presidente, Motorcycle Club, rimando il veicolo in deposito e entro a piedi, ragazzi. Quindi a questo punto abbiamo l'auto che però manca l'ultimo salvataggio, come quello che abbiamo fatto prima, né più e né meno. Un'altra cosa, ragazzi, quante più auto avrete dentro la vostra base operativa, quanti più cloni potrete fare, perché basterà scambiarle le auto e fare dei cloni. Quando finiranno le vostre auto dentro la base operativa? Prendete, chiamate LGRH8, non so con quello che cazzo volete voi, dal meccanico e le mettete in base operativa. Niente di più semplice, ragazzi, niente di più semplice. Quindi a questo punto saliamo sull'auto che non è in realtà ancora una retro custom e l'andiamo a finire di modificare, cioè a finire di salvare, neanche modificare, ragazzi. Entriamo nel nostro com, ci darà che il com è pieno perché giustamente c'era la LG che abbiamo intercambiato quando siamo entrati, e a questo punto l'auto è nostra. Come avete visto nel corso del glitch, ragazzi, le targhe cambiano, quindi non servono targhe personalizzate per fare questo glitch e menate varie. L'unica cosa che vi serve sono due amici, una base operativa e un com, ragazzi. Meno requisiti di questo con Dark per fare un glitch massivo non siamo riusciti a farlo. In compenso, ragazzi, abbiamo un glitch, un giveaway a due persone. In pratica potete farlo voi con chi vi sta passando l'auto, solo che oggi non abbiamo avuto tempo per girarlo, non c'è stato tempo, e quindi non so, magari lo porteremo domani, vedremo. Tanto comunque mi sembra che un give car c'è, vedete l'auto che va avanti e indietro dal com a qui. E che altro dirvi, ragazzi, meglio di così io non so che altro fare. Veramente io e Dark non sappiamo più che altro cazzo inventarci, perché questo è un bel glitch massivo. Se avete pazienza lo fate e potete fare anche tanti soldi. Se non avete pazienza, ragazzi, va attaccato al cazzo, che vi devo dire. Io qui stavo intercambiando, però poi ci ho ripensato perché ho visto il minutaggio del video che era un po' troppo e ho lasciato perdere, non ho più fatto la duplicazione, ragazzi. Però come vedete qui potevamo fare un'altra duplicazione e il glitch sarebbe stato fatto e avevamo ancora un'altra auto. Però qui non, come ho già detto, non l'ho fatto perché comunque erano già 18 minuti per spiegare questo glitch, mi sembrano abbastanza lunghi, però lo volevamo fare senza tagli, ragazzi, per cercare di farvi capire bene come funzionava. Una volta fatto il tutto basterà fare tutti fuori dalla base e il vostro amico, come vedete, uscirà fuori dalla base operativa e il glitch sarà terminato, ragazzi. Detto questo, ragazzi, non ho nient'altro da aggiungere. Un saluto a me, da me, e un saluto da Dark, anche se in questo momento non è con me. Al prossimo video, belli, ciao. No mercy.